dovete aprirvi anche qui. Ma c'è freddo, ragazzi. Hai visto? Guarda, ti ho detto una cosa. È cerimoniale.
come avete visto la facciata di Montecitorio si è illuminata di viola, e questo perché anche Montecitorio vuole sensibilizzare sul tema importantissimo, quello del cancro al seno metastatico, e quindi dobbiamo riuscire insieme a far sì che ci sia senza dubbio una grandissima non solo prevenzione, ma poi aiutare tutte le persone che sono colpite da questa malattia ad essere integrate sempre di più sia nella loro vita e nella quotidianità, e non devono sentirsi lasciate sole né dagli ospedali chiaramente né dallo Stato, che deve avvicinare e accompagnare in qualche modo il percorso. Io ringrazio tutti coloro che oggi hanno voluto fortemente questa giornata, quindi anche la Presidente della Commissione Affari Sociali Orefice e tutti coloro che hanno partecipato. Ci tengo a dire che a Montecitorio, alla Camera, ci sono delle leggi importanti depositate e presentate, che quindi spero che il prima possibile possano fare il loro percorso parlamentare, e anche il Governo praticamente, potremmo dire, poi con l'approvazione definitiva del Presidente del Consiglio, dare il via alla giornata nazionale. Quindi sensibilizzazione, prevenzione e accompagnamento in un percorso senza dubbio difficile, e chi l'ha affrontato, le famiglie che l'hanno affrontato, sanno bene quanto è difficile, e sappiamo bene quanto quindi lo Stato deve essere vicino a tutte queste famiglie. Io vi ringrazio l'iniziativa, e speriamo di continuare insieme in un percorso di avvicinamento delle problematiche così importanti e così gravi. Ringrazio Maria Spadoni, ringrazio tutti. Belle vestiture. Importante
Maria Lucia. Grazie di tutto, noi abbiamo molto bene. Intanto mi sembra tutto molto bene. Grazie. Assolutamente, facciamo solo. Chiamato bene. Non ho mica visto che non stava fatto arrivare. Quando siete pronti me lo dite. Ok. Pure perché mancavo di sera, ragazzi. Tra poco.